Gaglia, mamma. Bella. 1, 4 e 46. Quante uova sono? 150. Stiamo in Molise e se in Molise non fai il caciocavallo impiccato è come andare a Roma e non andare a salutare il Papa, no? Ciao amici di Piacemi Ancora, in questo video vi portiamo in Molise alla Sagra della Bistecca dove ci hanno invitato, tra caciocavallo che fondono sul fuoco, grigliate infinite e tanta gente simpatica. Mettetevi comodi, gustatevi il video e come al solito attenzione che se lo guardate a stomaco vuoto potrebbe venirvi una fame improvvisa. Ciao! Ora ho una notizia che vi sconvolgerà la giornata. Il Molise esiste. Tu Paola lo sapevi? Ma certo Michele. Ma tu sai tutto, sai. E tanti amici molisani. Davvero? Di Venafro. Dove siamo noi? Piccola cittadina in provincia di Isernia, sì. Nel cuore del Molise. Ma ragazzi, il Molise esiste. Oggi ve ne daremo prova a suon di fettuccine e soprattutto dei bistecche. Dunque ragazzi, dovete sapere che un agriturismo qua vicino ogni anno organizza per 2 settimane una sagra della bistecca. Ci hanno invitato e noi non ce lo siamo fatto ripetere 2 volte. Siamo saliti in macchina e siamo venuti in Molise. Solo che la sagra è stasera. Adesso è 12:30. Gli abbiamo detto, ma scusate, a pranzo che possiamo fare? Ci hanno risposto? Mardelle col cinghiale. Quando ti rispondono così, ci vai. Non sono sicuro. Non sono sicuro che sia qua. Abbiamo sbagliato strada perché il navigatore tra queste stradine si perde. Ora Paola ci fa inversione a U. Sagra della Bistecca, ci siamo. La strada giusta, Paola. La strada è quella giusta. Certo, adesso sì che è giusta. Dopo che ho fatto retromarcia per 2 chilometri. Versioni e il rischio di cadere nei burroni. Al tornante lo fai in prima o in seconda? In seconda. Quasi arrivati? Ecco qua, siamo arrivati. Dovete sapere che l'asinello è il simbolo di questo posto. Questo è il villaggio rurale Le Sette Querces. Dopo ve lo faccio vedere bene. Secondo me lì ci abbiamo la pappardella che ci aspetta. Stasera ci tocca questa. Che stai a fare? Sta rubando peperoncini. Così? Sì. Come benvenuto? Dai, su, mettiti in fronte di me. Che fai? Dai, su. Devo prendere quello rosso. Quello rosso ovviamente è quello più in alto di tutti. Madonna mia, questi sono quelli che mi piacciono a me. Ma io posso continuare a fare video con una che arriva e se frega i peperoncini? Ed è pure soddisfatta. Allora, entriamo. Questa è la sala banchetti, giusto? Qui fanno la pizza. Ciao! Oggi abbiamo deciso a pranzo 2 primi. Vuoi sapere cosa mangiamo, Michele? Molto bene, sì. Le pappardelle al cinghiale. E poi ci hanno tenuto tanto a farci mangiare questa cacio e pepe che loro fanno con mentuccia. Il nostro classico antipasto. Un prosciutto 24 mesi, capocollo, guanciale, un formaggio fatto con un mix di latti di capra e pecora. E il nostro classico caciocavallo. Un salame tondo molisano, uno schiacciato e la salsiccia secca casereccia. Io inizierei da questo prosciutto, che è un profumo spettacolare. È il prosciutto che ti aspetti in queste zone. Bello ruspante. La cosa particolare è anche la salatura, non eccessivamente salato. No vabbè, già l'odore mi mette a piangere. E la salsiccia della nonna. Questo è cuore. Un cuore safaissimo. Antipasto onorato, che voto gli dai? 9 più, ah. 9 più, che ti è piaciuto di più? Quel caciocavallo. Strepitoso. Che è fatto dalla nonna che c'ha 89 anni. La pappardella parla da sola. Così. Primi buoni, promossi anche questi. Pappardella la preferisco alla cacio e pepe, ma vanno bene tutti e due. Ragazzi, sono 2:15, adesso siesta, perché verso 6:00 entriamo nel vivo della sagra della bistecca, che è il motivo per cui siamo venuti qua. Esatto. Okay? Io ora vado a dormire. Riposo per tutti. Ciao. Marco Peluso, giusto, eccoci. Tu rappresenti la proprietà. Allora, sì. Caro Marco, innanzitutto grazie di averci invitato. Io prima ho erroneamente definito questo posto un agriturismo, ma non è un agriturismo, è un turismo rurale.
Che vuol dire? La differenza è abbastanza sottile, però c'è. L'agriturismo si basa sui prodotti della terra, mentre il turismo rurale sono quelle attività ricettive che si trovano in zone agricole e con fabbricati con almeno di 70 anni di età. Infatti questo qui dove ci troviamo, dove sei venuto, era un piccolo villaggio di agricoltori e pastori della zona che era stato abbandonato e noi abbiamo recuperato, e adesso qui si può mangiare, dormire. Tutte le casette dei vecchi pastori sono diventate adesso camere per ricevere gli ospiti. Sì, esatto. Sì. Ah, fantastico. Qui si mangia, quindi. Si beve e si dorme. Sì. E poi organizzate la sagra della bistecca. Che quello vuoi di più? Perfetto. Io ti ringrazio. Grazie. Tutto chiaro, viva il turismo rurale. Come funziona, ragazzi, questa sagra della bistecca? Ci sono tre opzioni. Innanzitutto vi danno la chianina, poi avete un'opzione fra tre menù: la bistecca da 300 grammi, quella da mezzo chilo e il bisteccone da un chilo. Io già vi vedo che state dicendo: ma la bistecca da 300 grammi non è una bistecca. Sono d'accordo con voi, però dovete considerare queste sagre come un momento di avvicinamento alla carne anche per chi non è abituato a mangiare bistecconi. Che vuol dire? Che stasera vengono, si viene una bistecca da 300 euro, sì, magari da 300 grammi, a volta dopo ci hanno preso gusto e si viene quella da un chilo. Quindi bravi a proporre queste tre tipologie, anche perché qualcuno si potrebbe spaventare: oddio, la bistecca da un chilo è troppo, la tipi quella da 300, e poi insomma va a finire come vi ho detto io. Certo, però mettiti nei panni del grigliatore della sagra, no? Quante ne deve fare? Se mette là a spigna? Sì, se la serata va bene vorrei pure a 500 bistecche, perché qua la sala c'entrano tranquillamente, mi hanno detto 400 larghi. Sì, sì. Senti, ma per noi stasera ce la fa uno un po' più grande. Un chilo e due. Un chilo e due e ce la dividiamo. Ok? Andiamo a vedere mentre ce la taglia. Certo. Dai. Andiamo. Permesso? È qua che si tagliano le bistecche? Vincenzo, un chilo e due e un chilo e tre, Sì, generoso, mi raccomando. Bella. Sta davvero la filetta. Mi piace la T-bone. Paola felice, col suo bisteccone in mano. 1, 4 e 46. Però Paola, stavo guardando sta carne che ci danno stasera, è mica male, lo sai. Mica male no. Vuol dire, non ha una frullatura estrema, però noi l'abbiamo mangiata ieri, una bella carne morbida. È una bella chiedina, dai. Paola, scusami, ti ho perso di vista un attimo, e dove ti ritrovo? Accanto a Paolo. Ho messo la testa qua dentro, ho detto che mi stia a fare, ho detto no, non ci posso credere, queste sono gotiche. Mi dice, è la base per le gotiche, sì, che sì, poi sì, ci butta pure i fagioli dentro. Sì, senza fagioli la gotica non può stare. Tu lo sai che stasera mi ci butto pure io qua non dentro. Fa piacere. Senti un po', tu invece chi saresti? Gabriele. Tu stai in cucina? Sì, esatto, da una mano in cucina. Perfetto, e che mi volevi far vedere? Una frittata. Questa qua? Sì, piccolina. E che mai chiami frittata questa? Tiè, guardate, quante uova sono? 150. Bene, per stasera, giusto? Per stasera. Abbiamo due questa. Fa parte del buffet No Limits. Fa parte del buffet No Limits. Ma fammi assaggiare. Intramontabile. Paola, mi ha chiesto Vincenzo se possiamo accendergli la brace. Ah! Dai, quindi dopo la fai... da fa. Dai, che ce la fai? Questo dai, pesa dai. 50 kg, mica. 50 kg? Vieni a sentire? No, ci credo, a fiducia vado. Leggero? Vabbè, dai, leggero. Ma Paolo, non dire le parolacce, che poi devo mettere i beep. Ma voi l'avete mai vista una donna che accende il fuoco con un bracciale Hermès? Michele, ma con tutto il cuore. Paola, scusa, ci spieghi allora come hanno impostato qui tutta la parte tutta cucina? La parte. Allora, qua si farà la guerra e le pezzature che escono di più sono quelle da 300 e 500. Sì. Quindi qui il nostro grill chef andrà di guerra con le 300 e 500. Bene. Le bistecche della portata nostra saranno poste su braciere. Questo braciere, che questo vedi com'è figo, bello. Non è finita qua, ma... Non è finita qua. Noi abbiamo il tavolo d'onore, ovviamente. Lì, perfetto, è quello lì. E ci siamo posizionati, direi, nella posizione migliore. Dove qui abbiamo la pizzeria. Sì. Che già ci siamo sparati due o tre pezzi di pizza, che sta pizza fa paura, ragazzi, venite a mangiare. Lui è il pizzaiolo. Vieni qua, pizzaiolo. Roberto Romano. E fa una pizza fantastica. Grazie. E qui abbiamo un bel forno a legna, che è già un plus, ragazzi. Ce la presti un po' di brace se ci finisce? Certo.
Michele, vedete, vi faccio vedere una cosa. Questa è la nostra, 1400 grammi, 1,4 kg. Se venite qua anche durante l'anno, fuori dal periodo fiera, potete tranquillamente mangiarvi bistecconi come i nostri o più piccoli. Paola, scusami, io lo so che tu stai amorevolmente chiacchierando con Roberto, lo so, però ti volevo dire che il bancone qui, ci sono 46 metri di buffet. So, andiamo, prendi il piatto che lo dobbiamo caricare a morte proprio. Dunque, cara Paola, quella frittata già l'abbiamo assaggiata, la mortadella. E qui già si entra, cara mia, in una situazione interessante. Quello che io aspettavo. Cos'è? È uscito fumante. Questi sono i cosiddetti friarielli ripassati col pomodorino. Che fai, un po' di parmigiana non ce la metti? Mamma, la parmigiana mi fa impazzire a me. Questa è polenta. Uno, buone le codiche coi fagioli. Lo tengo io questo. Io adesso vado a prendere un elemento fondamentale. Cosa vai a prendere? Il vino. Quella grossa o quella piccola? Dai, prendiamo quella piccola, dai. Due piccole. Qua, Michele, qua. Ragazzi, onoriamo l'antipasto. Dunque, cara Paola, cotiche e fagioli con un peperoncino intero. Uno potrebbe pensare che cotiche e fagioli è un piatto aggressivo. In realtà, sto piatto ha una delicatezza senza eguali. Senti che sono ste cotiche. Questo invece è il fagioletto alla messicana. Eppure a questi, che gli vuoi dire? Tanto di cappello. Amiche, a questi che gli vuoi dire? Ma tra questo e questo, viva l'Italia. No, vive fagioli con le cotiche, voglia. Friariello, ragazzi, eccolo qua. Per finire, ragazzi, melanzana alla parmigiana. Lo sai qual è il problema? Qual è? Che se poi ti vuoi mangiare e ti vuoi gustare il bisteccone, ci devi andare piano con tutto sto buffet. E il problema è che sto buffet è strepitosamente buono. La polenta com'era? Buona, perché mi sto anche riscaldando, bisogna dire che stasera è pure una serata bella fredda. Assaggiare, Michele? Dai, ho messo un altro peperoncino in terra. Fantastico. Morito. La polenta di Paola col peperoncino sopra. Ok, antipasto onorato. Passiamo al bisteccone. O vuoi una pizza, va? No, ma tu non fa morire. Dai, facciamoci una margherita. Andiamo se fa una margherita da Roberto. Va bene. Dai. Roberto. Sì. Me la fai una margherita? Subito. Vai, grazie. Paola, direi che per essere la sagra della bistecca, la pizza non si fa parlare dietro. Io penso che è ottima, cotta bene, forno a legna, grande mano, una pizza leggerissima. Buona. Ho avuto una buona idea. Buona. Vince, come sta andando? Bene, per il momento tutto bene. Mi sembra una passeggiata di salute, no? Sì, certo. Sei concentrato, eh? Abbastanza. Per forza devi essere concentrato. Ah, Vince. Se no non funziona. Non hai sbagliato una cottura stasera? Forse, non lo so. Una è tornata dietro perché voleva più cotta. Davvero? La voleva più cotta? Sì, la cotta. Era una signora senza denti. Vabbè, glielo perdoniamo. Va bene, ciao Vince, a dopo. Ho mandato Michele a prendere una cosa. Paola, devi sapere una cosa. Stiamo in Molise e se in Molise non fai il cavallo impiccato è come andare a Roma e non andare a salutare il Papa, no? Adesso li mettiamo qui e tra un po' il caciocavallo lo mettiamo sopra la brace. Okay. Quando Vincenzo ci dà l'ok. E questa, ragazzi, è la nostra bistecca. Grazie Vincenzo. 1,4 kg di chianina. 1,4 kg e 46 kg, Michele. Giusto. Lo mette di là? Giusto. Di lato? Che succede, scusa? Succede che questa è la nostra bistecca. Ah, mi piace, mi piace. Guarda, occhio, hai fatto un buon lavoro. Tiè, questo te lo lascio, ok? Grazie. Allora, la cottura mi sembra ok. Controfiletto com'è? Mi sembra ok pure questo. Ok. Vai. Posso dire la mia?
sto filetto bello, tenero, strepitosamente gustoso, la brace gli dà il kick in più, il pizzico di sale accompagna tutto sul picco del gusto. Questa maianina saporita, dove è un pezzetto di controfiletto? Vai, sì. Questa, ragazzi, è la bistecca che io voglio mangiare ad una sagra. Guarda, davvero. Davvero buona. La cottura l'ha azzeccata. Aspetta, Michele, ti chiamano al caciocavallo. Non finisci di mangiare una cosa che subito ti chiamano per un'altra. E quest'altra cosa, ragazzi, merita. Merita davvero, perché il caciocavallo impiccato, tipico approccio che si ha con lo scamorzone qui nel sud Italia. Ed ecco qui, guardate che meraviglia, ragazzi. Sta colando, sta colando, sta colando. Vado? Bisogna metterci del pane sotto. Sbrigati, ragazzo, sbrigati. Dai, mamma. Bisteccone ce lo siamo sparato. Allora, cara Paola, adesso sarebbe il momento del dolce. Ma perché prendere il dolce quando ci possiamo prendere, chiudere sta cena con un bel fettone di pane bruscato col caciocavallo sopra? Io direi che va bene. Come la vedi? La vedo. Vai! Per chi non lo conoscesse, ragazzi, il caciocavallo, vedete, si mette sopra la brace, la temperatura, la brace fa il suo dovere, squaglia letteralmente il caciocavallo che viene sapientemente spalmato del pane. Altro che pane Nutella, ragazzi, che ci fate col pane Nutella? Mortacci, quanto è buono! Saporissimo! Ragazzi, la nostra esperienza in Molise si conclude qua. A me questo posto è piaciuto tantissimo, ho mangiato bene, sono stati generosi, accoglienti, il vino era buono, la carne anche, la famiglia di Gabriele e Marco molto accogliente e strepitosa. Paola, direi che questo è un posto dove si può tornare spesso e volentieri. Certo, poi se vuoi stare immerso nella natura, questo è il posto ideale per te. Ok. È tutto un asino, tutto una capra, una pecora... Non si sente nulla, vabbè, io... la natura, sì. Ragazzi, io questo dal Molise mi aspettavo e questo ho ricevuto. Senti Paola, ti volevo chiedere una cosa che non ti chiedo quasi mai. Senti, tornerai a fare video con me? Ma vediamo proprio. Ah, ok, così mi piace, quando te la tira. Amici di Bracimi Ancora, venite in Molise perché si sta bene. Un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao! Sto vizio. Mezzo, tutto, vaffanculo, tiè. Così tu non te lo vuoi mangiare più. Sto peperoncino, secondo me, mi sento male. No, vabbè, raga.